Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Altro video di modifica alla moto. Come potete vedere, alla moto ci manca qualcosa, che non necessariamente è un male esteticamente, anzi a me piace di più così. Però purtroppo per la legge, che poi di legge qua sopra non ce n'è tanta, però per la legge ci vogliono. Stiamo parlando degli specchietti. Avevo gli specchietti neri in plasticaccia con dietro scritto MT03, più finti della carta di 30 euro. Eccoli qua. Prima c'erano montati questi specchietti, che non sono male come grandezza dello specchio, però come qualità costruttiva generale facevano cacare. Tant'è vero che lo specchietto destro girava a mo' di ventilatore. Quindi, dopo svariati mesi di specchietto girante e qualità brutta, ho deciso di acquistare dei nuovi specchietti, che magicamente arrivano in camera, ed eccoli qua. Questi specchietti sono molto molto più belli, qualità di costruzione sempre media. Mi dicono media, ma in realtà fanno comunque cagare, perché la calotta dello specchio è plasticaccia, lo stand è alluminio, lo stand è alluminio, almeno questo è un po' più resistente. Ora dobbiamo vedere se con la nostra simpatica monocilindrica lo specchietto farà sempre questo in marcia e quindi si vedrà poco o nulla. Comunque, adesso li andiamo a montare e vediamo il tutto. Perfetto, gli specchietti sono montati. Dall'ultima clip penso che sia passato un sacco di tempo, almeno 2 minuti. Però la resa è quasi di come non averli. Quasi, perché comunque senza mi piace di più. Però ci dobbiamo accontentare. Perfetto, anche gli specchietti sono stati montati. Sono belli, ma non abballano. Non servono praticamente a nulla, non siete niente. E sono minuscoli, io sono alto, per regolarli è un buttamento di sangue. Quindi se li volete vi lascio il link in descrizione, ma sappiate che sono solamente belli. Non servono praticamente a nulla. Quindi, come al solito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi, seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok, seguitemi dove volete. E niente, noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi!